Aspettato, mi auguro che questo venga colmato.
cui avremmo preso 250 euro. Non parlo di impianti, c'è il problema della discarica che è riuscito ad ottenere 1 milione di euro. Però vedete, su queste opportunità, su queste problematiche, io credo che l'ambiente, come o accanto anche il tema, sono temi che dobbiamo ragionare tutti insieme. Però io ovviamente, se ne devo purtroppo fin da ora sottolineare che questo non avviene, perché ci sappiamo le problematiche di caso d'ambiente, no? Non voglio stare qua come qualche altro collega in modo diciamo puntuale, dice noi entriamo nel dato, ma ci sono ancora delle cose che ci portiamo dietro da anni. Ho sentito qualcuno che parlava dal 2008, io dico dal 1997, perché se dobbiamo dirla tutta, ovviamente la storia porta a un periodo buio che va dal 1997, forse al 2008, quando è intervenuto il sindaco Stefano Ferrara, e io dico sempre, l'educazione ambiente, mi farebbe piacere che tu ti alzassi da Presidente del Consiglio e si qua a parlare come consigliere e a dire un po' quello che hai trovato l'educazione ambiente, però purtroppo ormai sei un leone che ormai ha preso il sonnifero e dorme e non riesci nemmeno su questo a difendere almeno quello che hai fatto di buono, perché le cose lo sentite e ti ringrazio, però sai, almeno su quello c'è uno spirito di orgoglio, no? Ma lui diciamo io mi lancio e è un momento che posso dire anche la mia per dare un po' di amore e di libertà, che devo dire. Detto questo, quindi sarebbe opportuno, sindaco, faccio appello all'assessore, al dirigente, al presidente, di monitorare la questione della società, di farci capire qual è il piano industriale che questa società vuole portare avanti, di non arrivare sempre dietro le scadenze, quindi dobbiamo fare come una presa d'atto, perché oggi qua si parla di una presa d'atto che sta scadendo qualcosa, e cercare di intervenire ad monitorare tutta la spesa della società, si parlava di spending review, e io condivido con il consigliere Pasquale Puccio che a volte, guardate, lo dico con grande serenità, le segnali sono importanti, le segnali di cambiamento, di divertire la presenza, a volte sono fondamentali non solo per l'opposizione, ma sono fondamentali per la città, perché se c'è una relazione ministeriale che dice che il consiglio di amministrazione, non voglio dire abbiamo detto, però c'è una relazione dove il consiglio di amministrazione in quel momento era stato legittimo, ovviamente si andava sul decreto della spending review, e almeno proviamo delle cose che possono formare, quanto queste sono se io capisco perché la politica altrimenti non arriva mai al cambiamento, quando noi vogliamo parliamo di politica del cambiamento, quando il cambiamento non è solo un fatto che dobbiamo sentire per nessuno, il cambiamento viene dalle piccole cose che gli amministratori pubblici sono quelli che devono fare il primo segnale. Allora se voi, e se voi soprattutto, perché a potere di voi, voi molto, però se voi dai i segnali di inversione di questa amministrazione, dai i segnali ovviamente di rispettare almeno il minimo che viene anche sottolineato dalla relazione del Ministero dell'Economia. Ebbene, questa è eventualmente questo, come diceva l'assessore Pignola, visto il consiglio di amministrazione ha fatto bene su alcuni punti, ha mantenuto ovviamente, ha fatto delle azioni di politica di bilancio che mettevano in salvaguardia, però ha anche detto che eventualmente questo consiglio di amministrazione poteva essere risparmiato e quindi nella logica della famosa spending review si poteva fare questo, non capisco perché bisogna sempre forzare la mano. Allora, un momento di distensione da parte di tutti ci può aiutare a lavorare insieme su problematiche serie. Io voglio rimanere mettendo il punto ovviamente sulla questione ambientale, perché è una preoccupazione non solo del legittima del quartiere Castello,